questa tenda è davvero bellissima, nonno Tony. Sono molto contento che ti piaccia, Tino. E ancora buon compleanno. Grazie, nonno. Sarà bellissimo giocare al campeggio con i miei amici. Non vedo l'ora. Questo è il più bel compleanno che abbia mai avuto. Ci divertiremo tantissimo, vedrai. Ciao, grazie per avermi invitata al campeggio. Ciao Lisa. Sei pronta per campeggiare? Certo, Tommaso. Ho portato il sacco a pelo e altri attrezzi da campeggio. Benissimo, mia mamma sta preparando la merenda. Vado a vedere se è già pronta. Che fame! Vengo anch'io, ti accompagno. Metto a posto questi arnesi nel capanno. Va bene. Guarda un po', chissà che cos'è. Oh, Lisa ha una torcia elettrica ed è molto più bella della mia. Sono pronto a scommettere che fa tanta luce. Wow, è davvero forte. Ehi, mi è venuta un'idea. Capitan Tommaso entra nella sua nave spaziale. Capitan Tommaso passa vicino a Saturno. Poi a Giove. Poi parte verso un'altra galassia. Tommaso, cosa succede lì dentro? Mi ha detto che potevi usare la mia torcia, ridammela! La sto solo guardando. È mia! Mollala! Ho detto mollala! Oh no! Le pile sono scariche! Io volevo solo vedere come funzionava. Guarda cosa hai fatto! Mi hai fatto cadere i biscotti per terra e hai consumato tutte le pile! Ora sono scariche! Adesso io prendo le tue pile! Eh no, non le prenderai! Cosa succede? Lisa, perché piangi? Sei sicura di stare bene? Tommaso ha preso di nascosto la mia nuova torcia. Continuava ad accenderla e spegnerla e ora le pile sono completamente scariche. Così ho cercato di prendere le sue pile, ma lui è scappato con la torcia. Sono molto arrabbiata con lui. Sì, capisco. Mi spiace che le tue pile siano scariche. Tommaso non si è comportato bene con te. So quello che provi. Ma ci sono modi migliori di risolvere i problemi invece di vendicarsi per quello che ti ha fatto. È importante risolvere le cose in armonia. Perché adesso non ci sediamo? Vi racconto la storia di Biba e Dina e di quello che è successo quando si sono trovate in una situazione simile alla tua. Allora, cosa ne dite? È un'ottima idea! Oh, va bene, forse mi aiuterà. Oh, è proprio un bel colore. A Dina piaceva dipingere. Le piaceva fare disegni di fiori e di farfalle tutti brillanti e colorati. Non dipingeva solo sulla carta, ma anche su grandi foglie e perfino sulla corteccia degli alberi. Così va bene. Ora lo metto via. Il signor Verdone aveva chiesto ai suoi studenti di portare a scuola un progetto artistico realizzato da loro. Dina aveva portato alcuni dei suoi dipinti, Biba aveva scolpito delle saponette a forma di animale e Saurino aveva portato una casetta fatta di fiammiferi. A turno ogni studente presentò la sua creazione artistica. È il mio quadro sulle farfalle. Fu una giornata divertente. Poi venne l'ora di tornare a casa. Dina si accorse che su una sedia c'era una delle saponette di Biba a forma di papera. Oh, guarda! Biba ha dimenticato una delle sue saponette. Mi è venuta un'idea. Potrei dipingerla per la mia mamma. Diventerà bellissima. Così Dina prese la saponetta e tornò a casa contenta.
Lo stesso giorno, mentre Dina dipingeva e decorava la paperella di sapone, qualcuno arrivò alle sue spalle. Ehi, ferma! Cosa fai? Quella è la mia saponetta! Ciao, Biba! Non sapevo che saresti venuta qui a giocare! Non cercare di nascondere quella saponetta! So che è mia! L'ho riconosciuta! E adesso la stai pasticciando tutta! No, non la sto pasticciando tutta! La sto solo decorando! Ridammela immediatamente! No, l'ho dipinta perché voglio regalarla alla mia mamma! Cosa? Torna qui! Quella è la mia saponetta! Biba era molto arrabbiata. Stava per andare via quando vide qualcosa di interessante. La raccolta di conchiglie di Dina. Lei ha preso la mia saponetta, quindi io le porterò via la sua collezione di conchiglie. Così impara. Devo nascondere le conchiglie da qualche parte. Vediamo, dove le posso mettere? Biba! Biba! Sta arrivando la mamma! Hai visto per caso tuo fratello? Beh, se per caso lo vedi, digli che deve ancora fare i suoi compiti. Sì, mamma. La cena è pronta fra poco, tesoro. Oh, no! Le conchiglie sono tutte rotte! Cosa faccio adesso? Sicuramente Dina adesso si arrabbierà con me! Però Dina ha preso la saponetta senza chiedermelo. In fondo le sta bene se si sono rotte tutte le sue conchiglie. Ma non è giusto nemmeno quello che ho fatto io. Cosa devo fare? Biba! Quando sua mamma entrò nella stanza, vedendo le conchiglie rotte sul pavimento e le lacrime di Biba, si rese conto che qualcosa non andava. Biba spiegò a sua madre cos'era successo con Dina. Era molto dispiaciuta e sua madre le diede qualche consiglio. È sempre meglio essere onesti. Dina probabilmente s'era molto dispiaciuta, ma è meglio dirle la verità. È vero, lei ha preso la tua saponetta, ma tu hai sbagliato a prendere le conchiglie. Quando fai qualcosa di cattivo agli altri, anche se pensi di avere un buon motivo, anche se hanno iniziato prima loro, fai del male a loro, ma lo fai anche a te. Ora hai un bel pasticcio da rimediare, ma so che tu e Dina potete risolverlo da buone amiche. Hai ragione, mamma. Dirò a Dina tutta la verità sulle conchiglie e le chiederò scusa. Sono sicura che tutto si risolverà. Il giorno dopo, Biba andò a casa di Dina. Non era stata una decisione facile quella di parlarle delle conchiglie, ma sapeva che era la cosa giusta da fare. Dina, ieri mentre non guardavi, ho portato via le conchiglie che erano sul tuo tavolo. Ero molto arrabbiata con te perché mi avevi portato via la saponetta e quindi anch'io volevo farti un dispetto. E inoltre, senza farlo apposta, ne ho rotta anche qualcuna. Oh, Biba, quelle erano le mie conchiglie preferite. Scusa, mi dispiace tanto. In realtà, sono io quella che dovrebbe chiederti scusa. Prima di prendere la saponetta avrei dovuto chiedertelo invece di pensare solo a me stessa e a quello che volevo fare. Tranquilla, ti perdono, Dina. Puoi tenerti la saponetta. Anzi, te ne regalo anche un'altra se vuoi. E chiaramente puoi dipingere anche quella. Ah, sei davvero gentile! Mi è appena venuta una bella idea per utilizzare queste conchiglie rotte. Possiamo incollarle come decorazione sull'esterno di una scatola. Può essere la nostra scatola dell'amicizia. È un'idea stupenda! Così le due amiche si abbracciarono e andarono insieme a cercare il necessario per fare la loro scatola dell'amicizia. È carina. Vi è piaciuta questa storia? Certo, era bellissima. Mi ha insegnato tante cose, nonno Tony. Sì, anche a me. Ho ascoltato da qua dietro la storia che hai raccontato. Mi dispiace di aver scaricato le pile della torcia.
puoi utilizzare le pile della mia di torcia. Tommaso, ti perdono. E mi dispiace di essermi arrabbiata con te. Bene, così va meglio, bravi. E se non sbaglio, da qualche parte dovrai avere delle pile nuove che puoi utilizzare, Lisa. Dici davvero? Sì, ma è meglio non utilizzarle finché c'è la luce del sole. In questo modo, le pile saranno ancora cariche quando ne avrai bisogno. Grazie per averci aiutato a risolvere il problema, nonno Tony. E grazie per la storia! Prego, è stato un piacere. Forse dovremmo fare anche noi una scatola dell'amicizia. Le azioni che compiamo hanno sempre un'influenza sugli altri. Se trattiamo i nostri amici come vorremmo essere trattati noi, li renderemo felici e alla fine saremo felici anche noi.